poltronissimo on the road questa settimana con la moto ci porta nel mito degli anni 50, vacanze romane, la protagonista per eccellenza è lei, Serena Ugino. Benvenuta Serena. Grazie, grazie. Io mi sento in soggezione, cioè proprio regalo, mi devo inchinare su maestà, su altezza. Se vuole sì. Ah ecco. Senti Serena. Come vuole il protocollo reale. Ah giusto, ok, vabbè. Senti Serena, dopo 12 anni di nuovo questo ruolo della principessa Anna, lo vuoi raccontare ai nostri ascoltatori e telespettatori di Poltronissimo on the road? Beh sì, è un'emozione fortissima reindossare questi panni della principessa Anna. È stato per me un ruolo che sì, in qualche modo mi ha cambiato la mia carriera 12 anni fa, quando Garinei mi chiamò per interpretarlo e Armando Troaioli per cantare queste canzoni meravigliose. Quindi insomma sono ogni sera grata ed emozionata nell'interpretare questo ruolo meraviglioso e poi nel portare in scena, in giro per l'Italia, insieme ad Attilio Fontana, questo spettacolo che Vacanze Romane, che è amato, riconosciuto in tutto il mondo e che sta facendo, ottenendo sempre sold out dovunque andiamo, quindi siamo molto felici, fieri e soddisfatti. Poi è un cast d'eccezione, c'è Fioretta Mari, Laura Di Mauro, Gianluca Bessi, e poi un corpo di ballo di 12 ballerini fantastici, insomma siamo in tanti e felici di portare in scena questo spettacolo che è un sogno per tutti. Senti, tu hai ricordato Armando Troaioli, insomma questo è uno degli ultimi forse sodalizi che c'è stato artistico tra Garinei e Armando Troaioli. E Yaya Fiasti. E Yaya Fiasti, esatto. Vuoi ricordarci un aneddoto, un consiglio che viene proprio Armando? Beh, Armando fino a che non è andato via 3 anni e mezzo fa ormai, perché lui è morto lo stesso giorno in cui è nata la mia bimba, Giulia, quindi è una data che non dimenticherò. E lui mi dava sempre tanti consigli, ma proprio per la vita, a parte musicalmente, perché spesso ci ritrovavamo poi anche a quel pianoforte meraviglioso che aveva a casa, a canticchiare, a sentire melodie. Lui mi faceva sentire che stava magari lavorando a delle nuove cose e poi mi faceva, proviamo un po' a cantare, vediamo che difetti ti sei portata dietro, perché per lui ogni tanto passava il tempo e uno perdeva quella capacità vocale, prendeva dei difetti, insomma, quindi poi faceva, e poi ricordate che canta meno, canta meno. Canta meno. E quindi questa è una cosa che io che ricordo sempre. Porti nel cuore. Sì, ma tante cose. Era un uomo dotato non solo di grandissimo talento, illuminato, insomma, proprio veramente un dio della musica, ma anche una persona umanamente speciale, dotato di grande ironia, di grande verve. Parlava poco, ma quando parlava ti regalava delle perle di saggezza ed era una gioia ascoltarlo. Un'ultima domanda. Luigi Russo, la regia, ha riportato le Vacanze Romane di 12 anni fa con una chiave un pochino diversa, vero? Cioè un pochino più moderna. Guarda, io credo che questa freschezza, questo brio lo dobbiamo a Bill Goodson. Ah. Le coreografie di Bill hanno regalato proprio allo spettacolo questa leggerezza, questo brio, questo entusiasmo, questa vivacità. E infatti chiunque, e anche voi che avete visto lo spettacolo 12 anni fa sì. E l'avete rivisto esatto. Già qui a Torino, tutti mi hanno detto la stessa cosa. E quindi veramente chapeau e complimenti a Bill, perché ancora una volta non aveva bisogno di confermarlo, ma insomma ha riconfermato la sua versatilità e la sua grazia, il suo entusiasmo, l'amore che ha per questo lavoro, di come si emoziona ogni volta e si mette a disposizione di uno spettacolo diverso, di un'emozione diversa, e questo fa di lui un fuoriclasse, quindi è per me una grandissima fortuna e un grande onore poter essere stata diretta da lui in qualche modo e poter essere stata al suo fianco. E arriva questo direttamente appunto tra il pubblico, già anni 40 poi per le scenografie. Sì, insomma, Silvia Frattolillo per i costumi, abbiamo 200 costumi, adesso stanno passando le luci, dobbiamo andare uno spettacolo fantastico, grazie a Serena Utieri, veramente merda, merda, merda. Merda, diciamo. Merda, merda. Un bacione. Ciao.